Allora, oggi siamo in Alta Via e adesso andiamo a cercarci l'ingresso di Apocalypse Now, che era la PS1, credo, della Dolce Enduro 2023, che comunque dovrebbe essere là. Adesso incontriamo una cementata e poco più avanti, scendendo a destra, l'ingresso del sentiero. Eccoci qua, l'ingresso del sentiero è giù di qua. Allora, qua adesso scendiamo e poi c'è un pezzo di pianura e via. Comunque guardate che figata, giornata anche oggi splendida, non c'è un filo d'aria, sta benissimo, siamo già in maniche corte. Sì. Vabbè, quasi tutti in maniche corte. Allora, andiamo a vedere, qui sono mille anni che non ci andiamo, vedere un attimino com'è. Un cacchio qua, che buco! Ripeto, è la prima volta che lo rifacciamo dopo 6 anni. Quindi le linee che stiamo facendo saranno un po' alla cacchio di cane. Qua va giù nel buco. Quello era veramente un buco, veri difficultus, e qua invece code easy anche qua. Questo era brutto, Vai, molla! Cazzo, non lo vedevo! Allora, lasciamo lo stradone e ci si infila nel bosco, nella pineta. Però mi sa che abbiamo fatto una traccia diversa, sì, forse loro scendevano da lì. È uguale. Diciamo che questa, lassù era la parte molto molto più tecnica, questa qui dovrebbe essere la parte un po' più guidata. Anche se ovviamente, essendo una speciale da enduro, non è che sia proprio la cosa più flow del mondo, Poi in questa zona qua, non conoscendolo tanto bene, trovo che a volte nelle curve, ecco qua, nelle curve trovo che mi parte un po'. Che spaccare un po' spaccatino qua, potevano cadere sulla roccia, ma seguiamo. Qui un altro posto bello spaccato. E allora qua invece cosa abbiamo qui? Andiamo così. E qua invece gioco la sinistra e poi c'è buono sotto. No, bisogna anche vedere cosa c'è sotto in quei buchi lì, Oltretutto questo asciutto non aiuta per niente. Eccolo qua, era questo qua una volta, quello brutto. Guido! Acchio! Ho provato a stringerlo di qua, ma poi non riesco a stringere lì. No, anche questo qua era brutto, c'era un altro passaggio fuffo bike, qui, vediamo.
Porco di seguito! Molla! No, attaccati i piedi e via! Sei sul limite, ecco. Sei sul limite. Ragazzi! Questa era una roba! Presentava veramente male da sopra. Da quasi l'impressione di dare una botta sul fondo e schiantarsi con la forcella. Perché oggi vi dico, si scivola in una maniera incredibile. Siamo usciti! Minchia, siamo usciti vivi da Apocalypse Now! Minchia, veramente! Ragazzi, bello, mi piace. Bello da fare, bello, però se non avete una certa pratica e tecnica lasciate perdere, perché ve l'ho fatto a piedi o andate a fare del male. Comunque figata, grande, bel sentiero.